Avete presente Blade Runner? Quel futuro fantascientifico ambientato proprio in questi anni e abitato da robot umanoidi? Ecco, Ridley Scott, 30 anni fa, con l'immaginazione, non era andato troppo lontano. Quel futuro è già qui. I primi androidi sono tra di noi, ma non hanno intenzioni minacciose come quelli, anzi. Li stanno sviluppando proprio qui in Italia. Sto per incontrare gli scienziati di iCAP. Sono Daniele Pucci, ricercatore dell'Istituto di Tecnologia e Tecnologia, e qui ci occupiamo del controllo dei robot umanoidi. Cerchiamo di immaginare il futuro lavorando sui robot umanoidi e su come essi potranno aiutare l'essere umano sia in ambienti domestici che in situazioni pericolose. Daniele? Francesco. Ciao, come stai? Bene. Bene? Benvenuto. Grazie, dove siamo? Siamo all'Istituto di Tecnologia, se vuoi ci facciamo due chiacchiere. Volentieri, volentieri, sono qua proprio per questo. Insomma, raccontami che cosa fate qui dentro. Allora, l'Istituto Italiano di Tecnologia è un centro di ricerca che si occupa di tante cose. Noi in particolare ci occupiamo di robotica e lavoriamo con robot umanoide iCAB. iCAB è, sembra un bambino, di all'incirca 8 anni. Ok, CAB e... infatti proprio da quello deriva, esatto, il modo di dire bambino, insomma, in... in inglese. Esatto, in inglese. E l'idea iniziale era quella di creare un robot che potesse in qualche modo sviluppare l'intelligenza interagendo con l'ambiente circostante. Qui fondamentalmente voi realizzate quelle cose che noi vedevamo in Blade Runner 30 anni fa. Sì, cerchiamo un po' di anticipare il futuro. Ti faccio un esempio. Se noi guardiamo qualche dato, entro il 2030 avremo all'incirca 900 milioni di persone con più di 65 anni. E sai, queste persone vanno accudite da un lato, certo, vanno monitorate. E poi abbiamo bisogno di soluzioni tecnologiche che possano intervenire nei casi di necessità. Certo. L'altro aspetto è la robotica di emergenza. Giusto per farti un esempio, sì, il terremoto nel, certo, 2011 in Giappone, poi lo tsunami colpì Fukushima, ci, sì, fu le perdite di materiale radioattivo, certo, e lì gli operatori non potevano intervenire in modo costante nel tempo, dovevano andare, operare e tornare indietro, certo, quindi abbiamo bisogno anche lì di soluzioni tecnologiche che possano aiutare l'essere umano. Ecco, diciamo, l'essere umano qui al centro e noi accanto ci mettiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Domanda proprio da profano: quanto controllabile la tecnologia? Quanto potrebbe sfuggirci di mano? Insomma, c'è in questo momento un'etica dello sviluppo e della ricerca tecnologica? Allora sì, è uno dei settori di ricerca. Immaginiamo un'auto a guida autonoma, sì, che ad un certo punto si accorge che le sue manovre evasive comunque sia implicano l'investire qualcuno. Ok, fammi capire, la macchina sta guidando, un bambino attraversa la strada, esatto, la macchina dovrebbe sterzare, a sinistra c'è un altro pedone. Esatto. Quindi è quasi uno scacco matto. E a quel punto la macchina che cosa fa? A quel punto cosa fa? Deve decidere. Deve decidere. E quindi qui la domanda si pone, non sono aspetti di semplice risoluzione. E ci sono dei ricercatori che si occupano anche di affrontare queste tematiche. Un essere umano che cosa farebbe in quella situazione? Questo è molto interessante. L'essere umano fondamentalmente fa tre cose. La prima è salva il numero, quindi se c'è un gruppo di due o un gruppo di cinque, l'essere umano cerca di salvare più persone possibili. Più persone possibili. Se c'è un bambino, c'è un anziano, salva il bambino e poi salva l'essere umano rispetto agli animali. Certo. Quindi questo, diciamo, è una possibilità, potrebbe essere implementiamo questo principio sui, certo, sui robot. Sui robot. C'è invece un altro pensiero che è quello di dire andiamo a caso, quando la macchina a un certo punto si accorge che non può fare una scelta nitida, ecco che allora gira la monetina in senso virtuale e poi prende la scelta. È possibile che i robot un domani si possano innamorare, possano amare, possono provare dei sentimenti? Teoricamente sì, perché poi il sentimento lo possiamo in qualche modo formalizzare. Se riuscissimo a scrivere la matematica del sentimento, poi questa matematica può essere tradotta sui robot. Ad esempio, se implementiamo che si stabilisce un sentimento dopo un certo numero di tempo che l'umano è vicino al robot. Cioè non ci sta la prima sera al robot, diciamo, no?
non è proprio da una botta e via il robot. Cioè no. Però ne puoi programmare uno anche proprio più facile, diciamo. Ma allora, questo è un altro aspetto, è un'altra applicazione che se vogliamo. Gioco, che... naturalmente. No, ma in realtà voglio dire, i domini di applicazione della robotica possono essere molteplici. Quindi è possibile, certo, che in un futuro ci possa essere. Certo. Quindi in futuro vivremo in una società dove l'essere umano convive con i robot? Cioè, siamo lì? Siamo arrivati? Ci siamo a quel punto dove io da bambino, insomma, vedevo questa cosa come fosse un futuro lontano e invece il futuro è presente? Allora, il futuro è presente nei laboratori. Quindi il laboratorio, ad esempio, già il robot condivide uno spazio con l'essere umano. La cosa pazzesca che mi viene da pensare è che se io dovessi averlo io, probabilmente mi affezionerei a quel robot lì, no? Lui potrebbe veramente affezionarsi a me? Cioè, potrebbe essere uno scambio reciproco quello? Ma allora, sai, quanti amici abbiamo che sono innamorati della propria autovettura? Però l'autovettura non è innamorata di loro. Quello che ti chiedo è se poi anche il robot, invece, se a un certo punto va a lavorare in un'altra famiglia, sentirà la mancanza della famiglia dove stava prima. Cioè, ecco, sto facendo quel tipo di ragionamento. Teoricamente, se non lo azzeriamo, sì. Però, diciamo, bisogna... Però in un film, anche se lo azzerassimo, probabilmente lui avrebbe una reminiscenza. Sì, diciamo che bisogna immaginare questi robot come dei prodotti tecnologici. Sì. L'essere umano ha controllo su di essi. Certo. Questo è un punto fondamentale. E quindi, qualora non volessimo che il robot, diciamo, in qualche modo va a dimenticare la famiglia precedente, lo possiamo avere, altrimenti lo resettiamo. Viene azzerato. Oddio. Ma senti, mi fai vedere un pochettino che cosa di pratico, cioè si può interagire con un cosa che c'avete? Mazinga ce l'avete qua? No, Mazinga ancora no. Mazinga no. Ancora no. Cosa c'avete? Quello cortocircuito? Cortocircuiti ce ne abbiamo. Ce l'hai? Il cortocircuito? Lo voglio vedere subito, numero 5, cioè proprio. No, lui no. Però dai, ti faccio vedere qualcosa di nuovo. Vai, andiamo. Poter interagire coi robot, condividerne parte della nostra vita, è tra le immagini più futuristiche che mi vengono in mente. E grazie all'incontro con Daniele capisco che questa idea, apparentemente così lontana, è invece qui e sta per rivoluzionare la nostra vita. La nostra sicurezza, la nostra salute. Questo piccolo robot del futuro si chiama iCub e non vedo l'ora di conoscerlo. Scusa, io sono completamente ipnotizzato però da lui. Cioè, c'è qualcosa di estremamente affascinante questo robot. Questo è un robot umanoide, assomiglia a un bambino di all'incirca 8 anni, poi sì. E ha avuto nei suoi 15 anni di sviluppo un certo numero di evoluzioni. Inizialmente iCub non era neanche stato pensato per camminare. Addirittura? Esatto, solo per gattonare. Mettimi il 5, amico. Una delle nostre dimostrazioni. Scherzando. No, Sì, è molto carino. Guarda, ma perché vedi, c'è lui, c'è Kuroshi che sta muovendo. Quindi lui con quella tutina riesce a fare dei movimenti che iCub riproduce fedelmente. Esatto. Diciamo che in queste ricerche il nostro obiettivo è quello di creare, se vogliamo, un avatar fisico. E questo può essere fondamentale in molte situazioni. Certo. La prima è la cosiddetta disaster response. Quindi se abbiamo la necessità di avere degli operatori artificiali che riescono ad intervenire, non so, in una zona radioattiva, ecco che non ci mandiamo l'essere umano, ci mandiamo il robot che viene in qualche modo telecomandato dall'essere, certo, umano. Quindi vuol dire che Kuroshi è a casa sua, tranquillo, qui a Genova, per dire. Scoppia un incendio a Lima, in Perù, e Kuroshi da casa sua può andare e risolvere la situazione, giusto? Teoricamente sì. Che bomba! Stiamo lavorando per far sì che questa cosa sia fattibile. Creare un avatar che possa rischiare la vita al posto nostro. Però c'è un'altra applicazione che non è trascurabile. Ci sono un certo numero di esseri umani che hanno deficit motori. Certo. Quindi possiamo immaginare qualcuno paralizzato che magari telecomanda un robot che si trova in un bar oppure si trova in un altro posto e può semplicemente compiere del lavoro e quindi abilitare le persone al lavoro attraverso un avatar, certo, robotico, certo, che quindi ha delle capacità che l'essere umano magari non ha più, come ad esempio camminare. Puoi camminare?
sei con noi? Eh? Che c'è la pallina? Mm? Ma sai, il tema dell'apparenza del robot poi è un altro tema di ricerca. Cioè, esistono delle teorie che dicono che i robot ci devono assomigliare, ma non troppo. Certo. Perché altrimenti noi non accettiamo. Io ogni tanto alcune sere assomiglio a lui. Ma gli puoi anche far dire delle cose? Sì, certo. Puoi fargli dire delle cose che io ripeto molto spesso, magari alla mia compagna. Tipo, sì, amore, come vuoi tu? Sì, amore, come vuoi. Vedi? Ehi, hi cap. Oh, sono qua. Siamo amici, vero? Fammi questo enorme favore. Suona, tieni. È la mia compagna. Divertiti. Grazie, eh? Sei un amico. Sì, amore, come vuoi. Ti voglio bene anch'io. Sì, amore, come vuoi. Sì, amore, come vuoi.